Buongiorno, oggi siamo qui a Roma, come vedete siamo in piazza di Montecitorio, a pochi passi dal Parlamento e dalla Camera dei Deputati. A pochi passi c'è la presidenza del Consiglio dei Ministri di Mario Draghi, dove c'è anche il ministro Speranza. Noi ci troviamo qui oggi, guardate, siamo incatenati davanti a Montecitorio, siamo circa 40 persone. E il nostro messaggio è molto semplice, rivendichiamo diritto al lavoro e libertà che ci viene negato da più di un anno. Non esiste alcuna evidenza scientifica che testimoni che il contagio da Covid avviene all'interno delle attività commerciali, nei teatri, negli stadi, nei bar, nei ristoranti, nei pub, nelle discoteche, nelle sale da ballo, nei parchi gioco, piuttosto che sui mezzi di trasporto sovraffollati, tram, metropolitane, autobus, negli uffici pubblici, nelle farmacie, nei supermercati e soprattutto negli ospedali, che sappiamo siano fonte di contagio. Quello che rivendichiamo è lavoro e libertà. Dobbiamo ritornare immediatamente ad una vita normale. Che cosa hanno prodotto 12 mesi di restrizioni, chiusure e limitazioni? Assolutamente nulla. E in questo momento le attività, il mondo del lavoro, il mondo sociale è al collasso. Noi assolutamente non abbiamo mai negato e non neghiamo il Covid. Sappiamo che è un grande problema in tutto il mondo, ma diciamo il Covid si può curare, ce l'hanno detto i medici. Quindi diciamo curatelo negli ospedali, mettete in sicurezza le categorie più a rischio, potenziate le cure e implementatele a domicilio. Potenziate la struttura sanitaria attraverso l'assunzione di medici, ma una cosa è curare il Covid e una cosa è far morire l'economia italiana. Oltre a questo, noi siamo naturalmente in disaccordo con tutta la politica italiana che ha fatto una falsa opposizione e che ha diffuso dati falsi e manipolati. Noi non neghiamo il virus, noi neghiamo la narrativa che ne viene fatta, secondo cui bisogna chiudere tutta Italia, le libertà delle persone e le attività economiche, e non si può ricominciare se non quando le persone saranno vaccinate. Noi non siamo assolutamente dei Novax, siamo per la libera scelta del vaccino, ma noi non vogliamo sentir parlare di ricatti, di vaccini obbligatori, di Covid pass. Il vaccino è una scelta libera. Oltre a questo, neghiamo fortemente il fatto che i morti siano tutti con il Covid. C'è differenza, sono morti per Covid o con il Covid. Il governo ha diffuso una falsa informazione. I tamponi, il metodo usato per la diagnostica, non è attendibile, produce falsi positivi e falsi negativi. Noi siamo qui ridotti in questa maniera con l'economia bloccata perché c'è una malattia che produce lo 0,03% di letalità mondiale. Produce il 97% di persone asintomatiche che vengono chiuse in casa e considerate malate. Siamo qui come degli schiavi e non ci libereremo, andremo avanti ad oltranza fino a quando non verranno tolte la fascia di colore per regioni, lo stato di emergenza nazionale, non verranno aperte tutte le attività immediatamente, senza fasce orarie e senza restrizioni, e non verrà tolto l'assurdo, illegittimo, incostituzionale coprifuoco. Non ce ne andremo di qua. Ciao.